You ass, come here, ass, fuck. Di solito io al cinema vado da solo, perché vabbè, faccio stand-up comedy, cioè è tutto chiuso qua, sono in un set con un pianoforte che nessuno utilizza, quindi cioè, ci siamo, però quando ci vado, magari ci vai con una ragazza, o guardi un film con una ragazza a casa e fai il gesto carino di far scegliere il film a lei, no? Perché non vuoi neanche passare tutto il film a guardare, oddio, le piace, non le piace, quindi fai scegliere il film a lei. L'ultima volta che ho visto un film con questa modalità è stato quest'estate e ho visto La memoria del cuore. Un film che nessuno di voi ha visto, e già lo so. E mi state facendo solo sentire peggio rispetto a me stesso. La memoria del cuore, brevemente, la trama è un film che narra di una coppia sposata che a 5 minuti all'inizio del film ha un incidente d'auto da cui lui ne esce illeso e lei invece ha un'amnesia 5 anni prima, prima ancora che si conoscessero. Questo film è interpretato nella parte femminile da Rachel McAdams, nella parte maschile da quel figo di Channing Tatum. Chissà come finirà mai questo film, riuscirà mai Channing Tatum a conquistare una donna? Oh, che finale imprevedibile! Riuscirà mai Channing Tatum, un uomo che è stato nominato uomo più sexy del pianeta dalla rivista People, l'anno di uscita di questo film, a riconquistare una donna? Questo film dura 1 ora e 45 minuti, che dovrebbe durare 5 minuti, cioè lui entra nella sala d'ospedale e fa ah, fine, fine del film. Invece dura 1 ora e 45 minuti, che in 1 ora e 45 mi sono innamorato io di Channing Tatum. Ma dicevo lascialo, lascialo, lascialo. Poi ovviamente dopo aver visto questo film quest'estate avevo l'umore un po' basso, giustamente, perché ti vedi questo Adone sullo schermo, come puoi sentirti bene rispetto a te stesso, però fortunatamente mi è stato risollevato, perché tornando qui a Milano per prendere il treno, passando davanti alla stazione c'era il classico nero che chiede l'elemosina e mi ha detto ciao bello, e io lo so che lo dice a tutti, però per un attimo ho pensato che quello fosse il mio momento per splendere. E quindi, carico di questa autostima ritrovata, sono salito sul treno e il caso ha voluto che sul treno ci fosse una ragazza veramente bellissima che aveva problemi col bagaglio e aveva un'aria un po' spaesata, tipo quelle ragazze all'inizio dei film porno, avete presente? Quell'aria un po' spaesata, tipo ho avuto un padre assente e ora cerco di scoparmi chiunque per colmare quel vuoto, quel tipo di aria assente. Quindi sono andata ad aiutarla per prenderla così, per approfittare di questa cosa, e anche perché era veramente bellissima, e quando sei bellissima le persone fanno cose per te, cioè non dovrebbe essere così, però purtroppo è così. Dietro di me c'erano un centinaio di vecchie che stavano collassando sulle loro valigie come dei materassini bucati, tutte a tanto così da rompersi il femore, ma io ho detto ah ah, io voglio aiutare questa ragazza che non ha nessun problema e ce la potrebbe fare tranquillamente senza di me, quindi sono andato ad aiutarla. Nel momento in cui io le ho sollevato la valigia, lei mi ha fatto grazie e mi ha sorriso. E la donna che era dentro di me in quel momento ha detto oh, ecco un dettaglio insignificante su cui posso costruire un intero film di me e lei insieme. Quindi, cioè, sempre però, donna dentro, uomo fuori, cioè sta fantasia non è che era sposato con figli, era il viaggio è lungo, la porterò in bagno e scopriremo in bagno, non è che era una cosa incredibile. Poi non era tanto una fantasia, io ero sicuro che sarebbe andata così, ero sicuro, perché non, niente poteva farmi fallire, perché stavo portando la valigia, una cosa per forza. E questa occasione ghiotta l'avevano colta, l'avevano capita anche due ragazzi che erano dietro di lei e che ogni mio tentennamento cercavano di inserirsi così per rubarmi il posto. Ma io avevo un obiettivo, ce l'avrei fatta, nessuno poteva distogliermi, quanto a un certo punto mi sento urtare da dietro ed era un cazzo di vecchio col trolley che non riusciva a passare dal corridoio. Tempo che io mi giro per vedere cos'era, lei, pum, andata via in fondo alla carrozza con quei due ragazzi. Però dal fondo della carrozza mi volge uno sguardo come a dire ce la puoi ancora fare, sei stato tu il primo a volermi aiutare, io non dimentico. E allora io, forte di questa cosa, prendo sta cazzo di valigia, sto trolley di sto vecchio di merda, la metto sulla cappelliera così per togliermelo dalle palle, vado per andare da lei e lui mi mette una mano sulla spalla, mi blocca e mi fa sa, quando ero giovane anche io ero forte come lei. E io, a sentire queste parole, l'ho portata in bagno e me lo sono scopato come se fosse stata la sua ultima volta.